invece davvero lo studio, come diceva Leopardi, matto e disperatissimo, perché riportarmi in carreggiata è stata una grande fatica. Però anche lì, in qualche modo, è stata una, diciamo, una lezione di vita. A me è servita, devo dire che è stata determinante. Abbiamo un secondo giro, devo chiudere. Sì, adesso faccio delle... Allora qui mi fermo. Certo, cerco di farle, sono molte, cercherò di farle vedere più possibile, insomma, con il tempo che abbiamo. Esther, torno da te perché tu sei stata raccontata dei dettagli, quindi adesso faccio vedere un'altra dettagli. Dei dettagli? Andiamo a sentire se dei dettagli. Eccolo. Un portone, sì, piazza della Lepre, quindi in realtà per quasi tutti i genovesi è una piazza conosciuta, una piazza simbolo, un po' della Movida, un po' del, anche del degrado delle volte, però in realtà del degrado che poi viviamo in maniera positiva perché alla Lepre ci andiamo comunque tutti sempre. E toccherò di nuovo l'occhio, hai abbracciato la piazza della Lepre e poi hai fotografato un dettaglio, un portone e un grafito. Sì, in realtà volevo... Una cosa che amo molto di Genova è la presenza di edicole emotive nel centro storico, una cosa che ho sempre pensato, prima o poi bisogna fare un progetto, un percorso che riunisca tutte, sono tantissime, sarà una mole, il 6-700, quindi il palazzo si dotasse all'angolo di Madonnine, Santi. Una cosa che invece tantissimo, alzare gli occhi, trovare queste mani che ti guardano. In un certo senso per me Genova è una città moderna per questo motivo, perché il centro storico, nonostante sia degradato, abbia zone d'ombra, c'è tanta malavita, eccetera, però lo considero sempre un luogo molto materno, di accoglienza, in cui banalmente puoi scappare, puoi rifugiarti, puoi trovare un luogo con una dimensione simile al tuo corpo che ti protegge, che ti nasconde anche se vogliamo. Però in realtà non trovavo immagini di piccole emotive, anche se c'è una marea, e quindi ho scelto di questa foto qua, che non è di quella motiva, però è appunto questo stencil che è stato fatto, non so se c'è ancora, non ci ho fatto più caso, qualche anno fa, e che c'è su questo portone di Piazza Lepre, che in genere è tutta totalmente graffitata, purtroppo. E niente, in realtà non ho molto da dire, salvo questa cosa, questa idea appunto che mi è sempre molto piaciuta, di ritrovare ad ogni angolo, anche negli angoli di cui succedono le peggio cose, questo sguardo, questa figura. In effetti, per chi non è magari non fosse di Genova, alcune edicole sono talmente belle e pregiate che ci hanno costruito davanti una sorta di gabbietta perché ne hanno rubate anche molte, quindi si possono trovare alcuni angoli di Genova con la Madonna ma chiusa dentro una sorta di prigione o gabbia, a seconda di come vogliamo interpretare. Io trovo che sia una cosa molto bella, quella pena, se chi non è di Genova ha voglia di farsi un giro al centro storico, prestare attenzione a alzare lo sguardo verso i 3 metri e provare a contarle, perché sono veramente tante, da una particolarità della nostra città, e basta, tutto qua. Mi guarda Michele. Indovina, anche tu mi hai mandato 2 luoghi, in una foto sola 2 luoghi. Lei è dettaglio, tu l'esagerazione. Eccoci. Passiamo dalla bellezza alla realtà, improvvisamente. Allora, questa è una via, assolutamente una via esistente nella nostra città, che è un unicum, secondo me, mentale e sociale, ed è anche un bel monito, secondo me. Io l'ho sempre vista così. Era una strada, mi ricordo quando io avevo 6 anni, che scendeva proprio da quella che adesso sarebbe la Coppa del Mirto. Allora era un posto di tragedia e di disperazione, in fondo a Marassi, dove c'era assolutamente nulla tra via Monte Rosa e via Mandoli. E se non erro dovrebbe essere via Clavarezza. Io purtroppo ho veramente una ossessione per la toponomastica, in maniera
come dire, da curare, se ci sono persone che sono esperte, non so, di psicoterapia psicoanalistica sarebbe assolutamente qualcosa che potrebbe aiutare. E via, quella varianza ovviamente funziona in questo modo. Tu a un certo punto, per entrarci, entri in una discesa, e da questa discesa tu la prima cosa che vedi è un albero, uno splendido albero, non vorrei dire una stupidaggine, ma dovrebbe essere una magnolia. E c'è Emilio, che è un ristorante, che ha avuto anche una sua nomea per un certo periodo, no? È abbastanza noto, ed era ovviamente nella mia infanzia un posto mitizzato dove non sarei mai andato, nel senso che da quei posti mio padre diceva che questo posto si mangia benissimo, e finiva lì. Non so se era, non so, una forma di stalinismo o una forma di abitudine poi all'età adulta, e queste sono le cose belle. Fine, quindi molto gaberiana come cosa, no? Questo è un posto. Ma la cosa che poi invece mi stupiva era il fatto che non facevamo mai quella strada. Nel senso che vedevo il ristorante, vedevo l'albero, finiva lì. Poi un giorno invece, quando ebbi 10 anni, mio nonno mi portò in bicicletta di sera, quindi questa cosa mitologica del superare le 8 di sera e uscire di casa, cioè per me era tipo andare al night, questa roba, e quindi in bicicletta a un certo punto fece molto freddo, non lo ricordo, cose più inutili dei ricordi, e quindi decidiamo di tornare indietro, ma mi disse così improvvisamente, invece di fare la solita strada che ha corso De Stefanis, passiamo da Viamandoli. E quindi praticamente scendendo per la prima volta vedi cos'era quella via, che è questo. E ugualmente l'infanzia ha avuto una cosa tipo attraversamento, bisogno in fondo, questa cosa, ma poi crescendo ho detto, cioè, ci rendiamo conto di cosa hanno fatto socialmente, che cazzo hanno combinato, hanno messo lo stadio di fronte alla carcere, cioè che secondo me ha un doppio significato, una parte il significato è divertiti, ma modera, capito? Da una parte ribellati, cioè vai allo stadio, la scarica di quello che vuoi, ma fino a un certo punto, e dall'altra parte è anche un significante di quartiere, cioè c'è solo una strada, Amarassi, che divide stadio e carcere, questo è il luogo in cui tu vivi, quello là è il luogo dove ci sono i palazzi dei rolli, questo è il luogo dove c'è il carcere e lo stadio, cioè il tuo orizzonte deve essere questa cosa, e le due architetture più grandi il quartiere, non solo perché c'è solo questa cosa, ma due architetture più grandi di tutto il quartiere, sono quelle due, cioè sono la cattedrale e la fontana di Palazzo Ducale, sono queste due cose a Amarassi, no? Che quindi dominano la tua vita con un peso specifico che ti fa arrivare a odiare il calcio e la polizia in ugual misura, perché non può essere così, cioè tu cammini per strada e ti vedi secondo me che ti guardano, e tu cammini per strada la domenica e ti vedi la gente che vuole lo stadio, cioè questo crea dei problemi non indifferenti a un bambino. E ricordo anche, e chiudo su questo, di un bellissimo episodio, magari qualcuno di voi ride perché ha dei problemi come me, però mi ricordo questo episodio che una domenica io passai davanti allo stadio, probabilmente c'era una partita del Genoa, stiamo parlando del 93, e ci fu, io non sono appassionato del calcio, quindi se dico una stronzata dite, no? Ci fu una punizione di Branco, giusto? Tu sei genuano? Ok, bene, non mi sarebbe così dire, mi ovvio, ci stai parlando di Leonardo, io non lo so, c'è una situazione. E ci fu un boato totale, era il periodo ancora, credo, in cui lo stadio non era chiuso sopra, quindi tu potevi vedere le partite, ok? E in quel caso lì, non so, doveva essere una partita di Coppa, non so cosa fosse, c'erano anche i carcerati che stavano guardando la partita, perché non so per quale ragione, io pensai in realtà che stesse scoppiando una rissa dentro al carcere, quindi mi trovai praticamente davanti a questa situazione in cui non sapevo se a un certo punto sarebbero esplose le porte del carcere, esplose le porte dello stadio, io ero in mezzo, e lo ricordo come un terrore splendido. Questo per me è la varianza. Un bel trauma positivo. Sì, assolutamente. E Ilia, allora, Esther
simbolica, cioè si riallacciava alle Madonne, alle piccole votive genovesi, ma era anche localizzata in un punto che è la piazza della Lepre. Michele ci porta comunque altri due luoghi simbolici della città in maniera comunque più panoramica e più invadente, se vogliamo. E anche nelle tue foto c'è un posto che è simbolico per Genova, soprattutto per una Genova di almeno una decina, vent'anni fa e andando indietro, che è la trattoria storica di Maria. Io trovo interessante che sia tu, che insomma questo è un luogo di cui mi raccontano i miei amici cinquantenni di quando loro erano bambini, ed è invece interessante che anche per te ci sia stata questa foto tra le due selezioni, per te che comunque non hai vissuto l'infanzia qua, ma arrivi e vivi Genova, eppure arrivi a conoscere, a fotografare e quindi a mettere un punto di osservazione ben preciso su Maria. Sì, ma ovviamente conosco il posto. Conosco il ristorante da Maria. Non ho mai avuto il piacere di conoscere la vecchia signora Maria, no? Allora posso solo immaginarmi che nel passato è stato ancora memorabile, comunque è un posto che mi è molto caro. Ma poi questa foto per me dice anche un'altra cosa. Vedete che il Contestatore ho preso da via 25 aprile. Una giornata di pioggia e per me una delle caratteristiche più attraenti del centro storico di Genova che è un mondo pieno di contrasti in tutti i modi. Non conosco nessun'altra città nel mondo dove basta andare 20 metri dal municipio per arrivare in via della Maddalena dove altri desideri governano, no? È molto particolare e questa foto mi è piaciuta soprattutto per quello, no? Che c'è il mondo, diciamo, riconoscibile, moderno, commerciale di via 25 aprile. Ma basta andare poco per avventurarti nel labirinto oscuro dove non sai più cosa succederà. E poi c'è anche questo cappuccino, non lo vedete molto bene, ma lui in primo piano è un cappuccino, un monaco. E allora sembra un personaggio che è uscito da un quadro di Jeroen Bos, no? Sembra quasi un personaggio medievale. Allora c'è di tutto in uno sguardo. E non dico che è bravo il fotografo, perché il fotografo sono io, ma dico che è bellissima Genova che offre in un colpo di occhio tutti questi contrasti. Bruno, invece te la Maria c'è andata. Sì. Qualche volta ci è andato. Perché c'è una tua foto che è anche fortemente connotata dal centro storico, io immagino. Credo questo portone siamo nel pieno del centro storico che tu hai vissuto, che tu hai scritto, insomma. Sì, sì, perché appunto il centro storico che poi diciamo riscoperto nella scrittura, in realtà io ci sono approdato nel 96, ovviamente ci giravo quando ero studente, quindi, però per quanto ad abitarci nel 96, quando è stato il Sant'Agostino, proprio nella casa che poi assegnerò al mio protagonista, lì conoscerò il capitano, cioè l'uomo delle crepe e tutto di architettura, insomma tutto un popolo, e era già passato 92, quindi parliamo di una zona del centro storico che era già stata, tra virgolette, diciamo bonificata, derratizzata, un po' di vecchi pensionati eccetera sono stati sbattuti fuori, perché poi ovviamente quando ci sono queste operazioni, diciamo la logica immobiliare fa sì che chi non ha la possibilità di
permettersi delle case che aumentano di valore e poi è costretto ad andarsene. Diciamo che nel centro storico, tutto sommato, questo fenomeno è stato abbastanza contenuto rispetto a quello che è successo in altre città, in Europa e in Italia. Quindi il centro storico è stato sicuramente una svolta. Stradone Sant'Agostino prima e poi qui. Poi c'è stata una parentesi, tra l'altro anche lì un'altra grande coincidenza del destino. Quando io approdo al ginnasio è l'autunno del 68, quindi è scoppiato il movimento studentesco a Parigi e scoppia in tutta Italia il movimento degli studenti. Io vi aderisco, diciamo, naturalmente, venendo da una famiglia di tradizioni comuniste, non ho dovuto neanche ribellarmi a mio padre per farlo. E il primo volantino che ho tirato, l'ho tirato in salita San Bartolomeo del Carmine, che è quella, diciamo, che corre lungo la chiesa e va su a Carbonara, in un fondo che ci era stato dato da Don Andrea Gallo. Un po' di anni dopo, diciamo dopo il 2005 e il 2006, io sono andato a abitare in quella strada lì, ci ho abitato per un po' di tempo e poi sono finito qui. Questo portone è il portone del Palazzo Brignole-Sale, cioè diciamo il palazzo della Torre del Vienbrigi, per capirci. Prima di Giulio Sale, poi Brignole-Sale, appartenne alla sorella della duchessa di Galliera, a Luisa Brignole-Sale, la quale sposò un Metzgerich, cioè un conte milanese, e poi nel 69 morì, per cui il palazzo passò in mano ai nobili, ai Metzgerich milanesi, che da buoni affaristi lo trasformarono in una casa poi di abitazione. Per cui fu questi grandi alloggiamenti del mezzanino e del piano nobile furono spezzettati in tanti piccoli appartamenti. La storia di questo palazzo è una storia interessante. Io l'ho in qualche modo ricostruita grazie a un monumento, a un archivio vivente della città che oggi purtroppo è mancato, che è Riccardo Navone. Riccardo, quando ho scritto un racconto a proposito di questo palazzo, ha fatto lui delle ricerche di archivio e me le ha passate molto gentilmente, erano molto amici, perché è stata una storia complessa. Se voi ora entrate dentro questo palazzo avete un'immagine di grande degrado, è un palazzo dei Rolli questo, però è di degrado legato al fatto che poi nel tempo chi è andato ad abitarlo non aveva poi le possibilità economiche di mantenerlo nel suo splendore e quindi gradatamente si è sempre più rovinato, sono state asportate anche dei pezzi delle scale, insomma. Quello che mi viene da dire in conclusione è un po' questo: la scoperta del centro storico costituisce almeno nel mio percorso di vita, diciamo, il compiersi della maturità e coincide anche con l'inizio della scrittura, che non a caso è fortemente ambientata nel centro storico, anche se poi recupera di quello che vi dicevo prima, in parte la circonvallazione a monte, in parte le radici più antiche invece, che sono Sesto e Ponente, dove sono vissuti i miei genitori, e uno psicoanalista, quello che poi ha curato la traduzione di tutte le opere di Freud per Gorenghieri, cioè Cesare Musatti, quando gli dicevano cosa pensasse lui della psicologia dell'età evolutiva, diceva che la cosa il nome non gli piaceva per niente, perché secondo lui l'età evolutiva, a meno che non succeda una disgrazia che poi ti fa involvere, dura tutta la vita. E io credo che in parte avesse ragione,
perché io credo che proprio l'approdo alla città vecchia per me ha costituito proprio una svolta che sicuramente la scrittura ha contribuito a consolidare, alimentare e che mi ha fatto scoprire veramente la bellezza, il fascino, la grande capacità di attrattiva di una città che non è seduttiva, che non si vende, come diceva Esther, ma che è molto seducente, cioè è bella ed è attraente senza farlo apposta, anzi a volte facendo di tutto, un po' come quelle donne, no? Che si coprono molto perché hanno paura di essere personaggi che a me piacciono molto anche nella scrittura, per paura di esibire. Ecco, Genova non esibisce nulla, però ha questa capacità. Ha smesso un pochino ovviamente dopo il 92, insomma, però secondo me è ancora molto, molto così, anche per ragioni proprio, come dire, urbanistiche, per come è fatta, cioè le cose belle per vederle a volte devi far fatica. Dico solo una cosa su questa, faccio la nota del tecnico rispetto a questa cosa. Nel 1700 venne emanata a Genova una legge per cui le persone molto ricche non dovevano fare due cose: esibire le proprie ricchezze e vestirsi di rosso. E questo fatto divenne un fatto culturale, per cui già questa natura che probabilmente avevano i genovesi, per cui quando gli arrivò sta legge, a noi va benissimo. Mi sembra proprio idea, secondo me, dal punto di vista non è una legge di quella che la gente si è ribellata molto, ha detto improvvisamente, ma va benissimo. Però poi è diventato, come dire, accompagnamento del dogma, in qualche modo dello Stato, di allora ha portato, secondo me, al fatto che poi è diventato un dogma culturale anche per chi non è ricco, per chi non era ricco, quindi non esibire mai, non fargli mai vedere, accompagnato al fatto che siamo la prima città in Italia per fondi deposito. Fondi deposito. Io invece faccio il cronometro oggi, quindi ho costretto tutti a iniziare in maniera tassativa alle 2, adesso sono le 3:10, abbiamo 10 minuti, quindi io farei un'altra carrellata. Avete circa 2 minuti a tasto per parlare. Estero, ovviamente, perché i ciottoli nel mare, mi hai portato cioè, anche il mare tra le cose. Anche quella vista al mare è bella, la famiglia è bella. Questa è una. C'è Bogliasco. Faccio vedere tutte e due. Dai. C'è Bogliasco, perché volevo anche. Questa è la foto di Bogliasco, e quindi con la presenza del mare. E poi questa è. Tengo molto questa foto perché non c'è più, è a Principe. Quando si esce dalla stazione, l'edificio dove sotto ci sono le poste, per intenderci, hanno ristrutturato un albergo. Prima era questo, e non so, questa scritta, questa insegna non c'è più. E l'ho scelta perché a parte che ho sempre trovato un contrasto interessante, giusto si parlava dell'Italia dei contrasti, il fatto che arrivi in una città di mare e invece trovi tutti questi grandi palazzi enormi, ma c'è scritto vista al mare, come una promessa, nel senso mare non lo vedi ma c'è oltre. E perché la trovo una volevo parlare di me, della mia scrittura, e Genova è una città che mi ha insegnato tantissimo a scrivere, perché incarna tantissimi esercizi di scrittura, innanzitutto il punto di vista, è una città che ha i mari e i monti, quindi quando arrivi con la nave è un'esperienza bellissima, avevo preso un traghetto da una nave per andare a Barcellona, insomma arrivi a Barcellona e arrivi su una linea piatta con due grattacieli, non c'è altro, tornare a Genova in nave, vedere questo vassoio che viene incontro di palazzi enormi, di monti, è un'esperienza molto bella, sia vedere Genova da basso, sia quando sei in alto, sei sulle alture del Righi, tutta quella complessità del centro storico vertiginoso diventa molto semplice, sembra quasi una spiaggia di ciottoli, dove questi ciottoli sono le ardesie e i tetti. Quindi offre questo, il
continuo passaggio da un punto di vista all'altro che per lo scrittore è essenziale. E poi c'è questa cosa qua che io trovo molto bella, che è la promessa, è il dire, imparare a dire e a non dire, a dire senza mostrare, a velare, quindi creare anche il desiderio, no, nei lettori di sapere di più, ma non dire tutto. E questa foto quindi per me è un omaggio a una città che effettivamente ha allenato molto uno sguardo che poi ho ritrovato sia nella professione di architetto ma anche e soprattutto nella scrittura. Sì, Genova offre insomma la possibilità allo sguardo di muoversi in maniera verticale, in maniera longitudinale. Genova è chiusa, poi ogni tanto Genova apre degli angoli, degli spazi incantevoli, meravigliosi, come la tua foto preferita. Prima foto delle cose un po' orribili, per dire sono una persona orribile, ma ogni tanto ho avuto anche delle cose belle nella vita e delle scoperte. Questo per me, personalmente, adesso qua do un colpo Bruno perché uno dei cuori, vedi. Peraltro, attenzione, adesso vi faccio scoprire quanto era veramente rivoluzionario Bruno, perché secondo me quella cosa l'hai fatta tu a questo punto. Se voi andate in questa piazza, che è una delle cose più belle del Carmine, più belle di Genova, c'è una cosa che... di dirci, cioè, a un certo punto io non posso dirti, cioè sono quei posti come Piazza Macelli Sottile, ci sono quei posti che ti si aprono improvvisamente e dici vabbè sei venuto qua, paga e vattene, cioè hai già visto una cosa che in tutto il nord Italia dove cazzo vedi, quindi cioè, no vabbè, cosa dici, cioè, questo arco pazzesco improvvisamente ti si apre questo mondo, giri, c'è il vicolo cioccolato, c'è cioè, la salita o dico delle giuggiole. Via, ok, cioè, sono questi angoli incredibili nel pieno centro di Genova, quindi non nelle propaggini di Valentino, nelle propaggini di Valentino e neanche verso l'interno, dove è normale che appunto il selvatico, questa cosa che diceva ieri Meschiari, questa cosa che è unica di Genova, no? L'improvviso selvaggio che entra nella città. E è un posto che io ho scoperto recentemente, cioè 10 anni fa, perché, come molti di voi, se ovviamente siete genovesi, spostarsi nel quartiere a fianco è già un viaggio fino in India. Quindi, ed è il motivo per cui per fortuna mia fidanzata e la mia hanno trovato lavoro, perché quando ho andato a fare colloquio a Rivarolo per lavorare in un laboratorio medico, c'erano 4 persone davanti a lei che avevano fatto il colloquio ma non avevano accettato perché doveva fare 5 km al mattino per andare a lavorare, cioè, doveva fare. Con tutto il lavoro che c'è a Genova, poi peraltro. E cioè, chi pensi che lo fa pazzo, sei pazzo. Sembra un ragionamento più biologico. Quindi il Carmine è uno di quei luoghi che mio padre, classicamente, la genera della città, era il Carmine. Cioè, quindi, no, però vederlo, non ci sono mai stato, cioè, potrebbe anche essere bello, no? Cioè, qualcosa. E scherzi a parte, è una zona che in realtà ho sempre guardato dal basso e non dall'alto. Vedevo questa telefona, quindi ho deciso che a esplorarlo un po' meglio, ho scoperto quest'angolo. In questa piazza c'è una scritta enorme del 68, perché è fatta in nero, secondo me l'ha fatta tu Bruno, no, proprio l'ha fatta, c'è scritto enorme Viva Marx. Ora, se tu mi dici che lì c'è quella roba lì, è da lì, c'è scritto Viva Marx, io faccio 2 più 2 e finisco lì. Te hai portato tra le tue immagini una foto che non è proprio da quello scorcio di cui sono innamorata io, però quando uno arriva dalla sopraelevata in macchina verso Genova c'è quell'impatto visivo che uno ha con questa città che ti lega in maniera inestricabile alla città stessa. Cioè tu arrivi a Genova dalla sopraelevata e decidi che non te potrai mai andare da questo posto. E un po' si vede qua, tu qui sei nel... questa foto l'ha fatta più o meno da casa, no? Sì, è il Museo della Marina, sì, proprio di fronte all'entrata del Museo della Marina. Andando un po' più a destra ci sarebbe il sommergibile. No, è la sopraelevata in un modo imita questa prospettiva su Genova di cui raccontava Esther quando arrivi dal mare, no? Per mancanza di grandi viaggi in nave, puoi prendere anche la sopraelevata che ti dà un po' la stessa sensazione, no? E
la sopraelevata è anche oggettivamente è magari la cosa più brutta di Genova, però soggettivamente devo dire che in 10 anni che sono qua ho imparato anche a amare la sopraelevata. E si vede in questa foto, si vede proprio come la violenza di questa linea della sopraelevata di fronte ai palazzi medievali, però fa molto parte di Genova questa cosa, no? E quando sei al Museo del Mare, ovviamente sei anche molto vicino alla Via di Bre, è un altro luogo che mi affascina tanto, dove ho anche filmato con una troupe olandese, lo conosco abbastanza bene, e è totalmente un altro mondo. Allora qua abbiamo un personaggio che viene dal continente che si chiama Via di Bre, davanti alla città che vedi come arrivi da mare. Sì, perché qua c'è un po' una zona di stallo tra il porto antico, quello già molto turistico e ripulito, e una parte di porto antico che stanno cercando di rimettere un po' in ordine, ma rimane ancora un po' in mosso. Questa parte di Darsena, sì. C'è una cosa bellissima che fanno d'estate, che lì fanno la moschea all'aperto, quando fa troppo caldo per fare preghiera dentro. È una cosa molto impressionante, anche perché preparano il posto con tanta cura, no? Che potrebbe quasi essere un esempio per tutti i genovesi. Ok. Bruno, chiudo con te. Tra l'altro abbiamo quest'ultimo giro, sarà aperto con un palazzo, e quindi tra le tue foto anche c'è l'immagine di un palazzo, quindi io ti lascerai con questa fotografia qua. Questo è, sì, è il palazzo di prima. Io chiuderei facendo due considerazioni, riprendendo anche un po' le cose che sono state dette. Intanto mi ha colpito molto l'intervento di Michele quando sottolineava il rapporto bruttezza-bellezza, perché in effetti è vero che se ti abitui alla bellezza, poi la diventa. Ecco, io vedo in questa ultima foto c'è qualche cosa di essenziale rispetto al panorama della città. C'è lo straniero, questa è una città portuale, dove lo straniero ha una fortissima caratterizzazione, non se ne può fare a meno, non se ne è mai potuto fare a meno. E ancora oggi non se ne può fare a meno. Genova ha sempre avuto questo carattere, è una città portuale del Mediterraneo. E io su questo insisterei, perché vivo nel cuore del centro storico, non nel centro storico Culle Fico, ma nel centro storico Caspa, e io devo dire che mi ci trovo benissimo. E se quando esco di casa non vedo un po' di colore, come dire, mi annoio. Io a vedere solo bianchi mi rompo le palle, tanto perché. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che siamo a Palazzo Ducale, che è stato ed è un centro propulsore di cultura. Io credo che sia molto importante, rispetto a quello che diceva Michele, che in questo momento le attività culturali della città il più possibile vengano spinte nella zona che sta soffrendo terribilmente a causa di quello che è successo. Cioè riuscire a... E ci sono i luoghi, ci sono dei luoghi straordinari come Castello Folzer a Rivarolo, dove si può fare. E secondo me in questo momento è molto importante che le attività vengano il più possibile decentrate in questa zona che sta soffrendo maledettamente per il traffico, per l'inquinamento, per un deterioramento che non deve diventare deterioramento sociale e culturale.
e che quindi tutta la città, se vuole dare una mano, deve darla anche sul piano della cultura. Grazie. Michele Vaccari e Ilia Pfeiffer per aver partecipato. Buonasera.